L'Associazione Modellistica Navale Magellano, in collaborazione con l'Associazione Culturale Cesare Betteloni e l'Associazione Marinai d'Italia Sante Alberti, ha organizzato a Bardolino la seconda mostra di modellismo navale. La manifestazione si è svolta dal 6 al 21 settembre 2008 presso la Villa Carrara Bottagiso, che con il suo parco si affaccia direttamente sul lago di Garda. 47 modellisti hanno presentato modelli statici e naviganti, di tutti i tipi e di tutte le epoche, per un totale di 92 pezzi. Questo filmato vi accompagnerà in una breve visita ad alcuni dei modelli esposti. Cominciamo da questa bireme romana. Poi troviamo la riproduzione della zattera sperimentale Contiki di Thor Heyerdahl. Entriamo nel periodo della navigazione a vela. Incontriamo la fregata Berlin, lo schooner coloniale Halifax, la fregata Renommé, il galeone svedese Vasa, due esemplari del vascello inglese Victory dell'ammiraglio Nelson, la corvetta Aurore, la goletta Curieuse, un brigantino goletta del 1910, il tipico brigantino goletta ligure Scuna Ponentina e infine il Potoria. Andiamo a vedere adesso altre interessanti imbarcazioni. Questo ferry per acque poco profonde, la tonniera bretone Kerz Atao, il battello del Tamigi Lady Daphne, una lancia baleniera del 1860, la veloce Le Coureur derivata da pescherecci francesi, un pinco genovese tipico mercantile ligure, una tartana del 1862, anche questa tipica del ponente ligure, l'imbarcazione per la pesca a strascico Valerian, un lobster boat, imbarcazione per la pesca all'aragosta. E ancora una lancia del Victory, la nave ammiraglia di Nelson, una lancia di salvataggio finemente decorata del Royal Caroline, il gozzo Santa Margherita, imbarcazione molto diffusa nell'Ottocento nell'Alto Tirreno. Troviamo anche il motoscafo d'altura Antares, un motoscafo da diporto Riva Acquarama e la nave oceanografica Calypso di Jacques Cousteau. Passiamo ora ai rimorchiatori. Incontriamo il Tug Supply Camogli 2, il rimorchiatore Anteo, il rimorchiatore Thalia di Brest, il rimorchiatore d'alto mare Muimota, la nave appoggio Palombari Olterra e il rimorchiatore Rana in servizio sul Tamigi. Non potevano mancare i transatlantici, il Normandie, il superliner francese degli anni 30 e il famoso e sfortunato Titanic. Numerose anche le navi militari. Cominciamo naturalmente dall'Amerigo Vespucci. Poi incontriamo la corvetta Danaide, il battello della Guardia Costiera Americana Digby, la nave da sbarco italiana Quarto, la fregata italiana Rizzo, la corvetta corazzata tedesca Sachsen, la corvetta antisommergibile Salvatore Todaro e il sommergibile italiano Tritone. Ci sono anche navi in costruzione. Il francese Brick del 1780, il vascello francese da 64 cannoni Fleuron, il bastimento da trasporto militare Gros Ventre, la nave bombarda francese La Salamandre e lo sciabecco Le Requis del 1750. La sezione della fregata Essex e la sezione del vascello Victory mostrano la sistemazione interna degli antichi velieri.
i diorami riproducono l'ambiente nel quale si viene a trovare la nave. Vediamo il vascello inglese Bellona sullo scalo di costruzione. Poi, in uno scenario molto suggestivo, vediamo prima la baleniera Saettia e poi la baleniera Viola, entrambe impegnate nella pesca alla balena. Domenica 14, nonostante il tempo inclemente, sono stati messi in acqua diversi modelli. Lo Yacht Club di Verona ha esibito le sue barche a vela. Con l'assistenza di un gommone hanno solcato le acque anche modelli di navi mercantili e militari, compreso il sommergibile Tritone e il transatlantico Normandy. La mostra si è conclusa domenica 21 settembre 2008. Dobbiamo dire quattro parole un po' veloci perché abbiamo dei personaggi che devono lasciarci un po' di corsa, per cui non mi dilungo e inizio subito innanzitutto a ringraziare il Comune di Bardolino per l'occasione che ha offerto a Magellano e alla popolazione di permettergli di visitare questa mostra. Abbiamo qui ancora più numerosa come modelli e più ampia, e anche la partecipazione, perché tutti l'apprezzano, se vuol dire sono venuti molti a vederla, ma sempre con molto piacere. Quindi un ringraziamento di nuovo alla Magellano e a chi ha collaborato. Che è un... E devi rimanere qui, Ivan. Che è un... Così, un ringraziamento per il lavoro fatto, pertanto l'Associazione Magellano ha pensato di donare all'Europlan e alla persona di Ivan la riproduzione del San Nicolò. Thank you.